Nel cuore della provincia di Biella, posto tra i bacini dei torrenti Strona di Mosso, Chiebbia e Quargnasca, il comune di Pettinengo si innalza sulla pianura in un susseguirsi marezzato di colline, vallate e verdi boschi. Allora, Pettinengo è un comune di 1525 abitanti, nella parte, diciamo, nord-est di Biella, 700 metri di altitudine. È considerato, secondo me ha ragione, il balcone del Biellese per il panorama spettacolare che c'è, che dà sulle valli, sull'area biellese, insomma, tutto il comprensorio biellese. Pettinengo si trova al centro di un territorio operoso, noto assieme a tutta la provincia di Biella per la storica vocazione tessile. Proprio la lavorazione della lana segna la nascita di un primo centro abitato. Praticamente siamo un paese di immigrati. Arriviamo dalla pianura del secondo secolo d.C., piano piano con la pressione antropica siamo saliti. Siamo praticamente allora e sino al 1900 inizio, siamo dei pastori. Per salire verso gli alpeggi montani della Val Sessera, le genti della pianura e delle colline biellesi facevano tappa nell'antica località di Pettinaro, da cui deriva Pettinengo. Questo era il luogo dove le greggi, prima di alpare, venivano tosate. E allora lì già, parliamo del VIII secolo d.C., c'era già chi recuperava la lana, faceva degli scambi, barattava e poi dopodiché belle pulite se ne andavano su agli alpeggi. Se il territorio non conserva tracce del suo passato medievale, il Seicento, con la sua opulenza barocca, arricchisce gli scorci del centro abitato. La chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Giacomo, rifacimento di un plesso più antico, è circondata da un portico impreziosito dagli affreschi di Bernardino Gagliari. L'interno a cinque navate accoglie numerose opere d'arte, tra le quali spiccano il pulpito in legno, capolavoro di Pietro Giuseppe Aureggio Termine, e il grande organo risalente al 1735. Il campanile in pietra, alto 67 metri, risale al XIII secolo. Dell'Ottocento si conservano numerosi plessi industriali a cui si alternano più rade le dimore dei magnati. Un esempio è la neoclassica Villa Piazzo. Edificata dalla famiglia industriale laniera dei Bellia, fondatori del noto marchio Liabel, fu acquistato negli anni 70 dalla famiglia Pavia, che la cedette all'amministrazione comunale con l'intento di creare un luogo di incontro e di accoglienza, in cui organizzare eventi legati alla cultura e alla pace. Valori che sono alla base della mission dell'Associazione Pace Futuro, che ha sede all'interno della villa stessa. Posta sulla sommità di una collina, Villa Piazzo consente di godere un superbo panorama sulle Alpi biellesi. Con il suo ampio parco ricco di essenze arboree, Villa Piazzo costituisce una tappa dell'ippovia biellese. Fulcro del parco è l'orto del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, realizzato nel 2008. Il Terzo Paradiso rappresenta la fusione tra il primo paradiso, in cui gli esseri erano integrati nella natura, e il secondo paradiso, quello artificiale e scientifico, sviluppato dall'intelligenza umana, e costituisce pertanto la connessione equilibrata tra artificio e natura. Il ricco patrimonio naturale del comprensorio, irrobustitosi dopo la cessazione delle attività industriali più invasive, rappresenta oggi la nuova ricchezza di un territorio che guarda al turismo con sempre maggiore interesse. Un visitatore dovrà venire a Pettinengo perché ci sono tutta una serie di servizi che riguardano la possibilità di fare trekking, la possibilità di fare passeggiate,
la possibilità di avere wifi nei principali punti di aggregazione. Un comune all'avanguardia, connesso grazie a una completa cablatura in fibra ottica su tutto il territorio, dalle abitazioni private alle strutture pubbliche come scuole, municipio e biblioteca. Tre sentieri tematici organizzano il percorso di visita. Lungo questi fili narrativi si dipana il cammino attraverso le contrade di Pettinengo. Su percorsi facili e adatti a tutti si snoda alla storia di genti operose e di grande tradizione. È bene rilevare inoltre che sono molti gli investimenti di riqualificazione che hanno reso Pettinengo un comune ambito delle famiglie che dalla città vogliono vivere in questa bella località di montagna, sostenute anche economicamente dal bando della regione Piemonte «Vado a vivere in montagna». Una delle peculiarità di Pettinengo consiste nel possedere tre musei sparsi sul territorio comunale. Il MUSA, il Museo della Sacralità dell'Acqua e degli Acquasantini, espone una collezione di 850 acquasantiere appartenute allo storico biellese Sergio Trivero. L'allestimento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Comune e Parrocchia di Pettinengo, assieme alle associazioni del territorio, Pace Futuro, Piccola Fata, DOCBI e Proloco di Vaglio Pettinengo. L'associazione Piccola Fata, in particolare, gioca un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda il Museo dell'Infanzia, una casa che raccoglie arredi e oggetti d'epoca e in cui vengono organizzati laboratori didattici per bambini. Il Museo delle Migrazioni, in frazione Gurgo, è curato dal Circolo Culturale Su Nuraghe e persegue l'intento di raccontare le migrazioni delle popolazioni italiane, in particolare venete, sarde e piemontesi. Questi tre poli museali d'assoluta eccellenza consentono di mantenere un vitale collegamento con il passato e manifestano chiaramente l'impegno di una fitta schiera di volontari e appassionati. Se l'area del Biellese, nota come Terra della Lana, è stata insignita del titolo di Comunità Europea dello Sport 2023, Pettinengo ha deciso di cogliere al volo le opportunità turistiche ed economiche connesse a questo nuovo sviluppo. Alla ricca offerta sportiva, naturale e culturale si associano le attività della fattoria didattica di Cascina Rovet. E sono molti gli agriturismi e i bed and breakfast che negli ultimi anni hanno aperto i battenti lungo le dolci pendici delle Prealpi biellesi. Un luogo perfetto per liberare la mente e rinfrancare lo spirito in virtù dell'alta qualità della vita che oggi i piccoli borghi sono in grado di garantire. Cioè, vita amena, serena e servizi. Servizi scolastici, servizi di trasporti, bed and breakfast, ristoranti, luoghi in cui uno può soggiornare per parecchio tempo senza che manchi nulla. Le scuole partono dal micronido materna, elementari e medie, con tutta una serie di servizi praticamente gratuiti, i trasporti sono completamente gratuiti, abbiamo una mensa bio che in questo momento è estremamente importante, paghiamo tutti i libri ai neo iscritti alla prima media, quindi diamo tutta una serie di servizi che io ritengo possano essere di livello soddisfacente per le famiglie. Recentemente inaugurata, la Biblioteca Civica contiene circa 18.000 volumi ed è inserita nel circuito del Polo Bibliotecario Biellese. Tra gli appuntamenti irrinunciabili del calendario locale spicca poi la Sagra della Castagna, che anima il borgo di Vaglio all'ombra della bella chiesa di San Bernardo. Una manifestazione che non sarebbe possibile senza l'impegno delle numerose associazioni di volontariato che rappresentano il vero fiore all'occhiello della comunità. Un'occasione di festa e di convivio in cui degustare gli speciali prodotti della tradizione locale. Sospeso tra passato e futuro, Pettinengo, balcone del Biellese, invita ad accogliere nel quotidiano i ritmi antichi del bosco e della montagna, mentre lo sguardo plana sulla pianura.